Invece i Beatles uscirono con questa, no, molto bella, piacevole anche ascoltare, ma i Beatles uscirono con questa cosa qua. So
solo di tromba il talento di Alberto Vedovato. Questi erano i due pezzi del 45 giri che nel 67 doppio lato A. Doppio lato A. Che avevano preso l'abitudine del doppio lato A. Paul McCartney, John Lennon. Che cioè, da Beastie Primi. Faceva il Beastie Primi. C'è un linguaggio a me più consono. Sì, esatto. No, se no se la litigavano perché John e Paul, amici da sempre, ma erano soliti fare a gara per chi componeva la canzone più bella all'epoca. Quindi uno arrivava con un pezzo, l'altro subito si metteva al lavoro per produrre un altro brano e poi faceva due lati. C'era un terzo compositore nel quartetto che non ha avuto tantissimo spazio all'epoca, cioè George Harrison, che pensate quando i Beatles si sciolsero nel 70 aveva accumulato talmente tanti brani che se ne uscì dopo pochi mesi con un triplo album. Tanta era la materia, il materiale che aveva messo da parte, che non trovava spazio con i Beatles. Il prossimo brano è proprio di George Harrison ed è un brano famoso anche perché fu la prima volta che i Beatles collaborarono con un altro musicista dell'epoca, tal Eric Clapton, amico di George Harrison e anche della moglie di George Harrison. Un po' troppo, anche della moglie, va bene. Che poi non mi risulta abbiano fatto altri brani come Eric Clapton. No, in realtà furono, cioè rimasero amici per tantissimo, fino diciamo alla morte di George. Diciamo che all'epoca era bello così, andava bene a tutti. Bene, il prossimo brano si intitola Why My Guitar Gently Weeps. See the love that I sleep in. Oh my God.
Grazie. Il prossimo brano si intitola Uova strapazzate. Uova strapazzate perché una mattina Paul McCartney si svegliò con questo motivetto in testa, era il 64 e erano all'apice della popolarità della carriera, si svegliò con questo motivetto che non era sicuro fosse originale, quindi cominciò a domandare in giro. E scusa John, se ti stavo una cosa che mi ricorda una canzone del babbo, perché il padre suonava il piano nelle feste di compleanno, sapeva tutte le canzoncine all'epoca che cantavano le zie di Paul. Insomma, andò avanti qualche mese interrogando il produttore, il loro manager, i ragazzi della band. Insomma, alla fine decisero che era un regalo dell'universo questa canzone, che proprio intitolò prima di tutto Scrambled Eggs, cioè uova strapazzate, e poi prese il titolo di Yesterday.